Io non esco mai, non esco mai per causa della malattia che non me lo permette. Abbiamo fatto questa pensata con gli amici ad andare a mangiare questo panino a Gragnano. Ed è successo l'inferno, abbiamo visto la morte con gli occhi. In un attimo sono divampate le fiamme. E non si è capito più nulla. Ovviamente sono scappati tutti quanti e siamo rimasti solo io e mio figlio, perché io comunque sto sulla sedia a rotelle e mio figlio è diversamente abile. A parlare è Amalia Cipolletta, madre di Costantino. Sia lei che il figlio sono vivi per miracolo, scampati all'incendio al ristorante La Cantina del Castello di Gragnano. Devo ringraziare un mio amico carissimo, che se non era per lui saremmo morti, io e mio figlio, e ci ha alzati perché sono scappati tutti quanti fregandosene di noi. Presa in braccio e mi ha portato su per le scale. Ha preso mio figlio, poi siamo caduti perché mio figlio non voleva salire, terrorizzato dalle fiamme, non voleva salire. E così ci hanno portati fuori. 8 i feriti di quella serata, il più grave, proprio Costantino, 25enne di Calvizzano, affetto da disabilità e ora ricoverato al Cardarelli. Il cuoio capelluto è tutto bruciato perché evidentemente ha avuto il caldo forte delle fiamme. Però qua i capelli sono tutti bruciati e lui in tutto questo qua porta una valvola perché è un bambino, è un ragazzo idrocefalo. La speranza è che non sia stata toccata quella valvola che dalla nascita lo tiene in vita. Ed è stato operato già 55 volte in testa. Dice solo che gli fa male, che gli brucia e vuole venire a casa. Anche rendergli visita in ospedale, oltre che pericoloso per lui, è impossibile per Amalia. Perché a me in tutto questo si è bruciata la sedia a rotelle. Ha avuto un danno non indifferente. Si è bruciato tutto, tutto quello che aveva. Portafogli, soldi, carte di credito, tutto, 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 non c'è più nulla. Abbiamo I danni maggiori sono però quelli psicologici. visto la morte con gli occhi. Io sono 2 giorni, 2 notti che non dormo, non riesco a riposare, perché c'ho sempre le fiamme che ci avvolgono, le fiamme a terra e mio figlio nelle fiamme. A fare rabbia, ci racconta la madre, è che se fossero state rispettate le norme sulla sicurezza, tutto questo forse non sarebbe successo. Nel locale non c'erano uscite di sicurezza, non c'avevano la bombola antincendio, era solo una scala grandissima, enorme, e con la sedia non ce la faceva ad alzarmi. Se c'erano gli estintori avrebbero spento immediatamente il fuoco, invece l'hanno spento con l'acqua delle fontane, e non sapendo che con l'acqua delle fontane comunque tu vai ad alimentare il fuoco. E così è successo.